Un saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Oggi parliamo di Motorola G6 Play. Abbiamo provato alcuni giorni fa il fratello maggiore, il G6 Plus. Questa nuova generazione di prodotti G6 ha una filosofia ispiratrice comune. Sono dei telefoni con un buon rapporto qualità-prezzo, ben costruiti, che soprattutto funzionano bene. Tutti puntano il loro livello di efficacia sulla buona convivenza tra un reparto hardware ben armonizzato e il sistema operativo Android stock, su cui vengono eseguite delle piccole aggiunte, delle microscopiche personalizzazioni, ma che di fatto permettono di avere a disposizione un sistema operativo snello, veloce da gestire anche se non ci sono delle risorse hardware estremamente potenti. Lo vedete, il design ricorda parecchio quello di G6 Plus, è solo leggermente più piccolo. Ciò è dovuto alla presenza di un display che anche in questo caso ha una diagonale leggermente ridotta, 5,7 pollici la diagonale, in quel caso eravamo a 6, non cambia la ratio però che resta in 18 noni. La risoluzione è HD 720x1440 pixel, lo dicevo qualche giorno fa per un altro telefono, adesso non ricordo esattamente quale fosse, abbiamo a che fare con un rapporto pixel-pollice che ovviamente non è altissimo, però direi che considerando la fascia di prezzo, soprattutto qual è la resa nella quotidianità di questo display, mi sembra che il punto di compromesso sia più che accettabile. Oltretutto la resa del colore è piuttosto buona, piuttosto fedele, i colori sono piacevoli e ben contrastati, chiaramente essendo un IPS magari soffre un po' di più per gli angoli di visione quando viene fortemente inclinato, ma direi che sta bene all'interno di un dispositivo di questo tipo. Nella parte superiore abbiamo la capsula auricolare con un volume piuttosto alto, tra le altre cose funge anche da speaker di sistema perché viene amplificata durante il funzionamento del viva voce. Il volume è piuttosto alto, ogni tanto tende ad essere leggermente metallica, poca roba, però ve la segnalo. Abbiamo poi anche una fotocamera frontale supportata da un flash LED che aiuta particolarmente quando eseguiamo degli scatti in scarse condizioni di luce, la sera quando vogliamo fare dei selfie, sicuramente è d'aiuto anche questo flash frontale. Nella parte inferiore abbiamo i pulsanti che ci permettono di interagire con Android nella sua versione 8.0.0, tasto di ritorno, tasto home e il multitasking. Spostiamoci sul profilo, abbiamo uno spessore di circa 9 mm, quindi non è sottilissimo, però è molto arrotondato sui lati, di fatto sembra un pochino più sottile, certamente si trasporta in maniera piuttosto agevole. Anche il peso non è proprio un peso piuma, siamo a 175 grammi. Controllo del volume e pulsante di accensione lo riconoscete anche al tatto perché è leggermente ruvido, anche bello a livello di finitura. Nella parte inferiore abbiamo un connettore micro USB e a sinistra abbiamo il carrellino. Qui c'è un altro aspetto estremamente positivo che condivide anche col G6 Plus che abbiamo provato alcuni giorni fa: la presenza di un triplo slot, due SIM più l'espansione di memoria. Brava Motorola, continuiamo così. Jack per le cuffie e il secondo microfono qui nella parte superiore, eccolo qua. Nella parte posteriore abbiamo questa cover con finitura lucida e in plastica, ma una bella finitura, è molto molto solida, e abbiamo anche qui l'oblò della fotocamera, questo circolo che è diventato ormai un elemento stilistico riconoscibile da parte di Motorola. Rispetto a G6 Plus sporge un pochino meno, c'è sempre una leggera sporgenza, ma tutto sommato secondo me anche dal punto di vista estetico non sta per niente male. Fotocamera 13 megapixel f2.0 con video in full HD, molto bene il fingerprint, vedete c'è anche la stilizzazione del mitico marchio Motorola qui a portata di indice, molto affidabile, non velocissimo però funziona davvero bene, basta capire proprio i tempi e lo sblocco è assolutamente affidabile. Sotto al cover una batteria da 4000 mAh, una batteria che consente di avere delle prestazioni in tema di autonomia assolutamente importanti. L'autonomia come al solito va valutata in maniera molto personale, ognuno di noi tende a fare del telefono un utilizzo magari minuziosamente diverso, dipende in che zona ci troviamo, è un telefono però che grazie a una capacità di amperaggio così importante vi garantisce senza il minimo problema di arrivare a fine sera, questo è assolutamente così. Naturalmente poi in base all'utilizzo che avete fatto il primo giorno riuscite a scantonare anche nella giornata successiva, magari qualcuno riesce anche addirittura a coprire la seconda giornata. Quello che credo sia importante è che una delle cose
importanti, scusate la ripetizione, di questo telefono è un'affidabilità complessiva assolutamente interessante. Adesso vi racconto l'hardware, che certamente non è l'hardware più potente oggi a disposizione, però riesce a muovere, direi, in maniera piuttosto fluida tutto quanto il sistema, quindi è un telefono che va bene sia per qualche giovane, per qualche ragazzo, anche in ragione di un costo che non è eccessivo, ma anche per chi fa un utilizzo lavorativo del telefono, non vuole perdersi in fronzoli e ha bisogno di tanta concretezza, di semplicità, in questo caso supportata anche dalla presenza di un'autonomia importante. Vi parlavo del reparto hardware, vediamo se ho installato CPU Z, se no vado a memoria. Non lo vedo, andiamo a memoria. Qualcomm Snapdragon 430, questo è il processore che muove questo Motorola G6 Play con 3 GB di memoria RAM, GPU Adreno 505, la scheda di memoria, c'è possibilità di espandere la memoria tramite una scheda micro SD, ci sono 32 GB a disposizione, Wi-Fi, Bluetooth e GPS sono ovviamente a nostra disposizione, il modem può scaricare dati fino a 150 megabit al secondo. Lo vedete qui dalla cartella delle impostazioni, il sistema operativo è praticamente una distribuzione stock, anche la parte grafica diventa un punto di riferimento in questo caso. Motorola ha aggiunto qua e là qualche dettaglio, si può ad esempio andare a lavorare sulla modalità colore del display, si può portare la variazione dell'intensità su tonalità fredde o su tonalità calde, adesso in questo caso siamo sulla modalità vivace, magari portiamola su standard, e quindi c'è un livello di personalizzazione anche del display. Altra cosa che abbiamo trovato anche sul G6 Play, ma non è una grandissima novità in casa Motorola perché c'è da parecchio tempo, è questa applicazione che si chiama proprio Moto, che vi permette di interagire con altre funzioni dello smartphone. C'è Moto Key, che ad esempio vi permette di utilizzare lo smartphone come una sorta di chiave di sblocco per altri dispositivi, ad esempio un computer Windows. Ci sono le Moto Action, alcune gesture che vi permettono di eseguire diverse operazioni, ad esempio con tre dita potete eseguire uno screenshot, doppio martello per attivare la torcia, un movimento di rotazione rapido per eseguire uno scatto, un arco per ridurre la dimensione complessiva del display, quindi per utilizzarlo con una mano, e poi c'è anche ovviamente Moto Display, che vi permette di lasciare il telefono sveglio semplicemente guardandolo, non va mai in standby, quindi si accorge del vostro livello di attenzione e non lo spegne. C'è la possibilità anche di avere delle brevi anteprime sul display quando lo schermo è spento. Abbiamo quindi delle soluzioni che fanno parte di questo pacchetto di applicazioni Motorola che abbiamo già visto anche su altri dispositivi. Partiamo con i nostri test, scusate perché qui ho azzerato tutto, rifaccio una telefonata, chiamiamo il 193 di Vodafone. Vodafone Exclusive ti dà il benvenuto. Per la telefonia mobile digita 1, per la telefonia fissa digita 2. Allora, come vi dicevo, l'altoparlante di sistema è arrivato una mail. L'altoparlante di sistema è incorporato all'interno della capsula auricolare che viene amplificata. Quando utilizzata in viva voce sembra un pochino più scatolata gli aspetti sonori. Direi che però il volume è adeguato, la qualità complessiva dell'audio è buona. Mi è capitato, come al solito quando faccio le mie prove, di utilizzarlo anche in automobile. Direi che nell'utilizzo soprattutto urbano si riesce utilizzare senza problemi anche il viva voce. Vi segnalo la presenza della radio FM, qui l'ho inserito due volte, facciamola scomparire una, cerco di tenere in evidenza le cose di cui voglio poi parlare. Andiamo su Chrome, apriamo magari questa notizia. Direi che c'è una resa positiva, no? nella gestione anche dei contenuti da parte del browser. Ogni tanto potete vedere qualche leggera scattosità, ma nulla che possa andare a creare delle reali problematiche nell'utilizzo, nel normale utilizzo di questo telefono, che è uno di quei telefoni che va considerato come un telefono assolutamente affidabile, ma non chiediamogli le super prestazioni, perché questo processore naturalmente non è nato con questo tipo di aspettative. Andiamo a vedere la fotocamera. La fotocamera ha una lente da
o meglio, un sensore da 13 megapixel con una lente f2.0, quindi un discreto livello anche di luminosità. Direi che c'è una velocità di messa a fuoco abbastanza buona e anche la velocità di scatto non è niente male, considerando le caratteristiche complessive e la fascia di prezzo di questo telefono. Ora qui siamo in condizioni di luce certamente piuttosto buone. Direi che il dettaglio è ben visibile, anche la resa del colore è piuttosto fedele e omogenea. Ora c'è questo leggero, ecco qua, direi che così va abbastanza bene e la resa è certamente positiva. Andiamo a vedere facciamo una cosa, prima vediamo le impostazioni della fotocamera. La gestite con questi movimenti dal basso verso l'alto, modalità foto e modalità video, cioè la modalità rallentata e la modalità panoramica. Qui si arriva proprio sul video normale, che arriva fino al Full HD. C'è la stabilizzazione digitale, si può attivare eventualmente anche la luce durante le riprese video. Qui modalità automatica o la modalità completamente manuale, la gestione del tempo collegato agli scatti, quindi per scattare con dei tempi predefiniti, la forzatura del flash e l'attivazione dell'HDR. Una fotocamera molto semplice da utilizzare, qui c'è la possibilità di attivare anche quella frontale. Non ci sono troppi fronzoli e devo dire che complessivamente è una fotocamera più che adeguata anche in questo caso a un prodotto di questo tipo. Perché? Perché gli scatti sono davvero molto molto buoni quando c'è tanta luce. Certamente tendono un pochino a calare a livello di definizione quando siamo agli interni e la luce è scarsa. Questa foto non è forse neanche perfettamente a fuoco, però tutto sommato, anche zoomando parecchio, il dettaglio è visibile, ovviamente tende un pochino a degradare, ma ripeto, le condizioni non sono neanche malaccio. Chiaramente quando il buio è tanto la sofferenza diventa molto maggiore, ma fino a condizioni intermedie direi che se la cava in maniera piuttosto buona. Vediamo qua che cosa ho ottenuto, vediamo una macro che direi va assolutamente molto bene, e c'è anche un effetto di sfocato dietro al primo piano apprezzabile. Credo che ci sia anche qualche selfie, vediamo qui, sì, con anche del controluce. Mi sembra che al di là del mio brutto faccione, però tutto sommato ci siano dettagli ben visibili. Mi pare che anche la fotocamera frontale svolga piuttosto bene il proprio lavoro. Anche il video in Full HD va bene per questo tipo di telefono, è abbastanza stabilizzato. Direi che il comportamento appare affidabile anche in quella circostanza. Cosa dire di questo Motorola G6 Play? Io credo che ci si possa sostanzialmente ripetere, perché le sensazioni non sono lontane da quelle di G6 Plus. Naturalmente occupano due fasce di mercato differenti tra loro, il prezzo è diverso, siamo in questo caso sotto i 200 euro. Le sensazioni però sono simili, perché c'è un'impostazione di base abbastanza simile, quindi Android Stock a disposizione, molto leggero, con pochissime personalizzazioni. Questo aiuta anche il processore e le altre parti in causa a esprimere in maniera più fluida le proprie prestazioni, con il vantaggio in questo caso di avere anche un'autonomia di livello piuttosto importante. Direi discrete le prestazioni complessive della fotocamera, naturalmente un po' sbilanciate come prestazioni. Quando scattiamo in ottime condizioni di luce va un po' meno bene, quando scattiamo al buio va bene il fingerprint, il display ok, non ha una risoluzione altissima ma la sua resa è buona. Direi che è un telefono a cui non è neanche facilissimo trovare dei reali difetti. Probabilmente verrà un po' criticata la presenza di questa fotocamera leggermente sporgente, consentitemi di dire che io non credo che sia poi un reale problema, fa parte anche di un'impostazione estetica di questo telefono che diventa anche molto riconoscibile per questo glorioso storico marchio della telefonia mobile. Mi fermo qui per il video di Motorola G6 Play e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Iman.